Ben ritrovato a chi c'era prima, ben arrivato a chi è arrivato adesso. Io sono qui in una doppia veste di moderatrice e relatrice, quindi adesso io mi presenterò, perché non c'è nessuno che mi presenta. Intanto sono quella lì. E quando ho fatto la diapositiva non avevo pensato che sarebbe stata proiettata in quest'aula e devo dire che l'accoppiamento mi mette un attimo così in imbarazzo. Sono io dietro una maschera a forma di panda. Perché ho una maschera a forma di panda? Io intanto vi dico due cose su di me. Sono una divulgatrice scientifica, il mio mestiere è raccontare la scienza e ho una formazione da biotecnologa. Ho fatto poi ricerca nel campo delle neuroscienze e però oggi mi guadagno da vivere, pago il mutuo facendo la divulgatrice. E da qualche anno ormai racconto tante cose legate alla chimica. Prima abbiamo avuto due chimici molto, molto bravi. Io non sono una chimica, però mi occupo di chimica attraverso i cosmetici. Quindi ho scelto come argomento per raccontare la scienza e per raccontare tutto quello che c'è dietro al mondo della scienza, i cosmetici, che sono un tema che è ampiamente diffuso, tutti li usano, anche i maschi, anche se pensano che sia una cosa da femmine, però insomma gli shampoo, i dentifrici, i saponi, si spera che più o meno tutti li usino, e lo faccio in vari modi. Scrivo ogni mese sulle Scienze, che è una rivista che leggono gli appassionati di scienza. Ho scritto un libro che si chiama Il trucco c'è, si vede, che dà il titolo a questo incontro di oggi pomeriggio, che mi vanto, che insomma lo dico con orgoglio, è il saggio scientifico più letto dalle estetiste, che generalmente non comprano i saggi scientifici perché pensano di non capirli. Questo me l'hanno detto e in realtà mi dicono: caspita, ma il tuo lo capiamo e anzi lo usiamo per spiegare le cose alle nostre clienti. Però poi lo faccio anche in vari modi. Per i più anziani, su Facebook, con una pagina che si chiama La Ceretta di Occam, come la rubrica che ho sulle Scienze, e poi per i più giovani invece anche su YouTube e su Instagram. So che qua c'è qualche follower, quindi ciao follower, vi saluto tutti. E io in tutti questi posti qua parlo di cosmetici cercando di metterci dentro tutta la scienza che c'è dietro, ma non solo la scienza, anche gli strumenti che mi arrivano dai miei ormai quasi 20 anni di militanza nel CICAP, cioè quegli strumenti dello spirito critico, dello scetticismo, che tutti noi del CICAP cerchiamo di portare avanti e di usare nel nostro affrontare la realtà di tutti i giorni. Allora, io inizio tutte le mie presentazioni pubbliche da qualche mese a questa parte, cioè da quando è uscito il mio libro, raccontando un aneddoto. Ed è un aneddoto che mi è capitato davvero. Ero al supermercato, come mi capita spesso di fare, ero lì che giravo e cercavo ispirazioni e idee per scrivere il mio libro e per trovare in particolare una chiave di lettura per il mio libro, e ho visto lui. Lui è un sapone per le mani, non ha niente di che, insomma, un banalissimo sapone per le mani, però ha un nome particolare, si chiama Non Sapone. Io quando l'ho visto sono stata folgorata, un po' tipo Indiana Jones davanti al Santo Graal, oppure, non so, John Belushi quando vede la luce, la banda, quella roba lì, ho visto il Non Sapone. Il Non Sapone, quando l'ho visto, ho detto: ma perché una persona interessata a comprare un sapone per le mani dovrebbe voler comprare un non sapone? Cioè, che cosa succede nella testa di queste persone che fa sì che improvvisamente un non qualcosa diventi attraente? Il non sapone si inserisce in una macro categoria di prodotti che potremmo definire senza questo, senza quello. Il non sapone, oltre a non essere un sapone, non ha neanche i parabeni, non ha gli SLES, non ha i PEG, non ha il glicole propilenico, non ha i coloranti sintetici, non ha niente. Che cosa c'ha però? Cosa fa? Cioè, non lava? Come è possibile che comunque sia lì nello scaffale dei saponi? Allora l'ho girato e vado a leggere gli ingredienti e scopro che il non sapone in realtà è un sapone qualsiasi per le mani, una serie di ingredienti che potete leggere lì. Quello che vedete in rosa, il sodio lauril sarcosinato, è un tensioattivo che ha avuto un passato glorioso
lo dico per i più anziani che guardavano Carosello, era quello che veniva chiamato il Gardol, che si metteva nel Colgate, il dentifricio, il Colgate col Gardol. Questo Gardol veniva presentato come un ingrediente che arrivava dall'America, innovativo, e che permetteva di avere denti puliti e alito sano. In quel periodo la chimica tirava tantissimo, spaccava tantissimo, in generale la scienza tirava tantissimo. Vi faccio vedere questa pubblicità dell'epoca di un altro, questo è un detersivo, il Pral, leggetela su in alto, c'è scritto che è un detergente sintetico universale. Ora immaginatevi oggi una pubblicità che vanti di avere un qualcosa di sintetico dentro. Non avrebbe nessuna, insomma, sarebbe un disastro da un punto di vista commerciale, mentre all'epoca dire che un qualcosa era sintetico, che era stato prodotto dall'ingegno dei chimici in questo caso, ma in generale degli scienziati, era un valore aggiunto. Oggi le cose sono molto diverse, però sarebbe sbagliato dire che una volta era tutto bello e oggi invece va tutto male e viviamo in un'epoca di antiscientismo, oscurantismo, eccetera, eccetera, perché le cose sono, come sempre, molto più complesse di così. E per spiegarvi il senso di questa complessità vi voglio raccontare una storia di oggi, di una pubblicità di oggi. La pubblicità è questa, che ho trovato lì su Facebook, un giorno che ero in coda alla posta, non sapevo cosa fare, mi è comparsa questa, ci ho cliccato sopra perché sono stata attratta dalla frase che c'era scritta lassù per presentare il prodotto. Questa qui è una crema di quelle che, una crema per il viso, di quelle che vengono considerate di lusso. Prezzo che va dai 200 ai 300 euro, non so, non compro creme così costose, però andiamo in quell'ordine di grandezza lì. E chi ha scritto, in una rivista, chi ha scritto il testo dice: vi siete mai chieste che cosa ci sia alla base del prezzo di un prodotto di lusso? Sì, ce lo siamo chieste. Clicca qui, ho cliccato. E nella descrizione del prodotto ci ho trovato dei termini che vorrei condividere con voi e ragionarci assieme. Allora, tutti i prodotti delle collezioni La Prer è la marca, contengono l'esclusivo complesso cellulare. Che meraviglia! Io sono una biotecnologa, in 5 anni di università non ho mai sentito parlare dell'esclusivo complesso cellulare, ma manco del complesso cellulare non esclusivo, insomma, del complesso cellulare. Ho detto, che cosa sarà sto complesso cellulare? Ce lo dicono, perché poi ce lo spiegano. Si tratta di un prodigio, le cui potenzialità sono pressoché infinite e possiamo definirlo esclusivo perché la Prer fa di tutto per mantenerne segreta la sua formula. Quindi è esclusivo, perché non te lo dico, che cos'è il complesso cellulare, non ti preoccupare, è un prodigio, tu sappi che è un prodigio, però poi continuano. E ti dicono, il caviale, perché in quella crema c'è il caviale, perché d'altronde se costa tantissimo ci devi mettere un qualcosa che giustifichi il costo. Il caviale è stato creato in una nuova forma, grazie a una tecnologia avanzata capace di prelevarne i nutrienti più efficaci. Iniziate a intravedere alcuni pattern, come direbbero gli esperti. E poi dopo, qui non me la leggo tutta, però si va all'origine di questa crema miracolosa e l'origine è una terapia cellulare inventata da questo scienziato Paul Nihan, uno scienziato che aveva il suo laboratorio nella campagna svizzera, quindi ci immaginiamo questa baita, nella campagna svizzera dove lui faceva queste terapie cellulari innovative, grazie alle quali ha ricevuto il plauso e lo stupore della comunità scientifica in un'aura di mistero, eccetera, eccetera. Di nuovo, biotecnologa, laureata in neuroscienze, con un dottorato in neuroscienze, terapia cellulare del dottor Nihan, mai sentita. Metto il nome di questo signore in Google e mi vengono fuori un po' di cose interessanti che vanno a ridimensionare un attimo quell'idea di plauso e stupore della comunità scientifica, perché adesso qua è scritto piccolo, non lo vedete, ma il dottor Nihan era un personaggio che oggi definiremmo un po' alla Vannoni. Ve lo ricordate Vannoni, quello del metodo Stamina? Dottor Nihan che cosa faceva? Prelevava delle cellule fetali di bovini e ovini, quindi vitelli e
come si dice, agnelli, e le iniettava dentro delle persone che avevano delle malattie incurabili, che andavano da lui nella campagna svizzera per cercare di farsi curare. Nell'articolo che vi ho messo lì si racconta di infezioni che hanno avuto queste persone, alcune sono morte, in seguito a queste terapie miracolose. Quindi è una cosa che nessuno di noi definirebbe tanto prodigiosa, e di sicuro il plauso della comunità scientifica non è che proprio c'è stato. Però in realtà tutte queste cose qui, in quella descrizione lì, che tra l'altro era un articolo di giornale, quindi neanche una pubblicità definita come tale, non c'erano. Bisogna andare a cercarlo per riuscire a scoprirlo. Quello che c'era era tutto quello che vi ho letto prima. Se io ve l'avessi letto senza mettervi le parole colorate, senza raccontarvi questa storia dietro, voi avreste detto, vabbè dai, però sta crema, magari promette bene, no? Vi ho fatto quell'esempio lì, ma potrei farvene altri 8.000, ve ne faccio solo un altro. Di nuovo, ho messo coi colori le parole importanti. Questo è un prodotto che si chiama Minerale 89, la vendono come un'acqua. Un'acqua termale mineralizzata tratta dai vulcani francesi, che sono notissimi nel mondo. È un potente ingrediente attivo, ma naturale. Per la prima volta i laboratori di Vichy, eccetera, eccetera, hanno realizzato il prodigio formulativo, di nuovo, prodigio formulativo, e hanno concentrato l'acqua all'89%. Ora, non so se c'è qualche chimico in sala, l'acqua, come dire, non è che la concentri, credo, no? Che si concentri i sali al massimo, no? Però l'hanno concentrata all'89%, non al 90%. All'89, perché hanno messo quel numero? E perché in generale scrivono tutte queste parole, prodigio, ingrediente attivo, potente, eccetera? Le scrivono perché ci devono dare l'idea che dietro questi prodotti ci sia tantissima scienza, tantissima innovazione, tantissima tecnologia, tantissime cose che devono andare a rendere quei prodotti dei prodigi formulativi. Poi uno va a leggere gli ingredienti e spera che dai vulcani francesi non sgorghino quelle cose lì, perché sarebbe un problema. Questo tipo di linguaggio è quello che a me piace chiamare scientifichese. Lo scientifichese è una lingua inventata che si rifà alla lingua della scienza, però di scientifico non ha niente, ha solo il scientific sounding, quello che in America vendono il parmesan e i vari prodotti che ricordano, no? I prodotti italiani. Nello scientifichese si usano i termini scientifici, ma così, in libertà, un po' liberi. Vi faccio un po' di esempi di scientifichese. Ah, scusate. Questa cosa deriva dal fatto che il mondo vede, cioè le persone vedono il mondo in maniera diversa da come la vede un chimico. Scusate, mi sono rimasta stupita non perché non lo sapessi, ma perché pensavo ci fosse una cosa in mezzo. E come vedono il mondo i chimici? Lo vedono in maniera diversa da noi che non siamo chimici. Questo è un chimico, che alcuni di voi riconosceranno, che tra l'altro quando ha visto la foto mi ha detto ma non mettere quella foto che sembra un pirla, e cerca di raccontare almeno il contesto, di che stavo tagliando delle cipolle, quindi io ve lo dico che stavo tagliando delle cipolle. Allora, il chimico vede il mondo in questo modo qui. Intanto ha una visione microscopica delle cose. Per il chimico la materia è un insieme di atomi, molecole, di forze che li tengono insieme. Poi, per un chimico, una molecola è una molecola è una molecola è una molecola. Insomma, le molecole sono, le caratteristiche delle molecole sono definite dalla loro struttura chimica, appunto, e non dal fatto che siano state prodotte da una persona piuttosto che da un'altra, oppure che abbiano un'origine naturale, per esempio, oppure che siano state sintetizzate in laboratorio. Le molecole sono molecole. La terza cosa che differenzia i chimici dalle persone normali, permettetemelo, è che per loro contano le dosi, contano le concentrazioni. Affinché avvenga una reazione è necessario che i reagenti siano presenti in determinate quantità. Un principio attivo funziona se è presente in una concentrazione minima. Non è sufficiente che un qualcosa ci sia perché sia significativo. Si ragiona sempre in termini di dosi e di concentrazioni. Vi faccio
Un esempio. Voi qua vedete una banana, dei mirtilli e dei ravanelli. I chimici vedono questa roba qui. Di ogni cosa vedono la lista degli ingredienti, quindi delle molecole che compongono quelle cose lì. La banana è fatta da quelle cose lì, i mirtilli, i ravanelli. Le persone normali, se io prendo quelle descrizioni e la vado ad appiccicare su una banana al supermercato, nessuno comprerà quella banana perché penseranno che sono state aggiunte le molecole chimiche. Perché? Perché per tutte le persone normali le banane sono composte da molecole di banana, così come i mirtilli sono composti da bananine, mirtilline, ravanellini. È chiaro che poi tutti sappiamo che esistono i nutrienti, le vitamine, gli zuccheri, però l'idea è che una molecola che sta in una banana è diversa da una molecola che sta in un mirtillo ed è diversa da una molecola che io faccio in laboratorio. Come si traduce questa cosa qui nel marketing e in generale nella vendita dei cosmetici? Si traduce in cose buffe. Adesso non abbiamo tempo di sviluppare tutta la storia, però vi consiglio di andare sul sito di Paolo Attivissimo, amico e storico del CICAP, che ha ricostruito tutta la storia della paura per l'SLS. L'SLS, o sodio lauril solfato, è uno dei detergenti più utilizzati in cosmesi, ma non solo. Agli inizi di questo secolo, quindi nei primi anni del 2000, circolava una catena di Sant'Antonio in cui si diceva che era stato scoperto all'università di Bergamo, e ci sono varie versioni a seconda del tipo di università, che questo SLS era tossico, cancerogeno, insomma era il male, il diavolo sceso in terra. E quindi si consigliava di non utilizzarlo e anzi di boicottare tutte le aziende che ne facevano uso. Paolo ha ricostruito tutta la storia, grazie anche all'aiuto poi di Stefano Bagnasco, altro pilastro del CICAP, e sono arrivati a stabilire come sono andate le cose. In particolare hanno visto che questa, che poi abbiamo scoperto essere una leggenda metropolitana, è arrivata dall'America, è stata letta da una persona che lavorava in un ospedale, era un'amministrativa, lei l'ha letta, ha fatto un forward di questa mail e ha lasciato la firma in calce. E quindi da lì in avanti è diventato l'ospedale di Bergamo, ha scoperto che, al giro dopo, lo IEO ha scoperto che. In America è successa una cosa simile, ma si va un po' indietro negli anni. Comunque, questa cosa qui, che non ha nessun fondamento, è sufficiente a far sì che le persone, comunque, se cercano in rete sodio lauril solfato, trovino informazioni di questo tipo, e quindi le aziende devono correre ai ripari perché devono vendere dei prodotti, ma se c'è dentro il sodio lauril solfato non riescono a venderli perché le persone hanno paura, e quindi si sono inventati quello che io chiamo il gioco del tre solfati. Questa è la molecola del sodio lauril solfato. È una molecola che ha diverse componenti. Quella parte che vedete come un serpentino deriva da un acido grasso, l'acido laurico, trattato poi con dell'acido solforico e con della soda caustica per produrre questa molecola di detergente. L'acido laurico o l'alcol laurico si prendono da tante fonti, una di queste è l'olio di cocco. L'olio di cocco contiene per il 50% acido laurico, poi c'è dell'acido palmitico, dell'acido mirissico. Il chimico che cosa fa? Prende l'olio di cocco, lo fraziona, ottiene la frazione di acido laurico e poi tratta quella per produrre il sodio lauril solfato. Ma se io, invece di frazionarlo, prendo l'olio di cocco e tratto tutto l'olio di cocco con l'acido solforico e con la soda caustica, ottengo per un chimico una miscela di sodio lauril solfato, sodio mirissil solfato e sodio palmitoil solfato. Per un chimico. Per il marketing, e qui arriva il genio della pubblicità, ottengo il cocco solfato. Il cocco solfato è una molecola che è fatta proprio così, dico per i chimici. È una molecola che, cioè non è una molecola, è un qualcosa che un chimico non saprebbe definire, no? Perché è una miscela di cose. Però quando voi trovate in un'etichetta la scritta cocco solfato, vi immaginate le palme da cocco, vi immaginate un qualcosa di più naturale del sodio lauril solfato. Perché? Perché c'è scritto cocco.
Questa cosa permette alle aziende di scrivere sulla confezione senza sodio laurilsolfato. E poi ti ci metto il cocosolfato, che ha il sodio laurilsolfato, ma essendo compreso dentro al cocosolfato posso non scriverlo. È una roba folle, mi rendo conto, però è legale, quindi lo possono fare. Quando io ho detto questa cosa, ho fatto un video su YouTube e l'ho raccontato, le persone dicono, ma allora ci prendono in giro? Sì, cioè, sì, lo fanno, lo possono fare, e questo modo per non essere più presi in giro, l'unica soluzione è raccontare questo genere di cose. Vi faccio un altro esempio che mi è capitato l'altro giorno. È uscito questa linea di prodotti, in particolare questo shampoo micellare detox anti-inquinamento. L'ho detto tutto senza prendere fiato. Questo shampoo viene venduto con un claim, una frase, che dice che è in grado di eliminare il 94% delle particelle di carbonio presenti sui capelli, quindi anche i capelli, perché sono fatti le particelle di carbonio. Comunque, come fa a funzionare così bene questo shampoo? Non perché c'ha i detergenti, non perché c'ha tutte le cose che c'hanno gli shampoo, ma perché c'ha dentro la farina di semi di moringa. Ora, ogni stagione ha il suo prodotto che tira. Qualche anno fa l'olio d'argan, nel cibo c'è la curcuma, che no? Sembra che poi adesso ci sono gli oli di amla, ci sono tutte queste cose qui. La moringa è un po' la novità del momento. La farina di semi di moringa, che è un albero africano, è davvero usata da alcune popolazioni in via di sviluppo per purificare l'acqua, dove purificare però in quei posti vuol dire ridurre un po' la torbidità, cioè si parte da acqua, non come l'acqua di fonte, e ridurre un po' la carica batterica. Condizioni che sui nostri capelli è difficile che ci siano, che si arrivi a quei livelli lì. Però loro dicono, beh, se lo fa comunque in quelle condizioni, può farlo anche sui nostri capelli. Allora, io sono andata a vedere dov'è la moringa all'interno, quanta moringa c'è lì dentro. Ora, i cosmetici, non so se lo sapete, ma a differenza dei farmaci, non devono scrivere la quantità degli ingredienti che ci sono. Quindi noi non sappiamo esattamente quanto c'è di uno o dell'altro. Ma devono mettere gli ingredienti in ordine decrescente, dal più concentrato al meno concentrato, quello meno presente. La moringa è al sedicesimo, cioè al penultimo posto, meno dei coloranti, meno dei conservanti, che in genere sono messi in concentrazione dell'ordine del nientesimo, che è una misura che i fisici riconoscono come reale, no? Il nientesimo vuol dire che praticamente non ce n'è di moringa lì dentro, però loro non ti scrivono c'è tantissima moringa, ti dicono che c'è. E noi, che non abbiamo una mentalità chimica e non ragioniamo in termini di concentrazione, diciamo, beh, se c'è, farà qualcosa, funzionerà. Questo tipo di claim dell'ingrediente magico, che quindi basta che ci sia perché ti possano vendere la sua funzione, è un qualcosa che è diffusissimo, negli shampoo soprattutto. E non solo, qui vi ho messo due esempi di uno shampoo con dell'acqua attiva di foglie di bambù. Quante volete che ne abbiano messa di quell'acqua attiva, anche se fosse attiva? Oppure di un trattamento anticellulite con questo DNA sodico, estratti vegetali, eccetera. Al di là del fatto che il DNA che cosa può fare sulla cellulite, però quanto ne hanno messo di nuovo? Ne hanno messo pochissimo. Però c'è l'idea che il DNA è rigenerante, quindi se io lo metto nella crema mi rigenererà la pelle, no? Insomma, ci sono questi pensieri un po' così contorti. Arrivo al fondo, gli ultimi 5 minuti, facendovi l'esempio del prodotto che secondo me più di tutti usa lo scientifichese, comunque è stato un po' il padre dello scientifichese nei cosmetici. L'acqua micellare. Ora, sono sicura che tutte le donne più o meno la usino, l'abbiano usata, o io la uso, quindi insomma metto le mani avanti. L'acqua micellare viene venduta come un prodotto con questa tecnologia micellare, quindi con queste micelle che sono in grado di fare una cosa strabiliante, cioè vanno a prendersi lo sporco e se lo portano via. All'inizio veniva venduta come pura come l'acqua, ma efficace come un detergente. Quindi, dici, un'acqua, quindi purissima, ma che porta via lo sporco, il trucco, eccetera, come se fosse un sapone.
come se fosse un sapone. L'acqua micellare è acqua e sapone. Tutti i detergenti hanno la tecnologia micellare, ma non è una tecnologia, è una cosa che succede ogni volta che voi prendete un detergente, un tensioattivo, lo sciogliete in acqua, fa quel lavoro lì di portarsi via lo sporco. La tecnologia micellare è una roba, verrebbe da dire, naturale. Però se l'avessero chiamata acqua e sapone non l'avrebbe comprata nessuno, l'ha chiamata acqua micellare perché? Perché ti devono dare l'idea che dietro c'è un lavoro pazzesco. Però negli anni sono successe delle cose, intanto si è persa l'acqua, quindi adesso abbiamo i bagnoschiuma micellari, abbiamo il fresco micellare, non è più necessario ci sia l'acqua, tutto può essere micellare. Addirittura il gel può essere micellare, il latte può essere micellare, il latte micellare è il latte detergente, quello che veniva venduto negli anni 90 come latte detergente, adesso viene venduto come latte micellare. Perché? Perché il latte detergente non vende più, bisogna dargli un nome nuovo. Poi ci sono, delle derive, le acque micellari alle acque costituzionali e Zagrebeschi muto, perché... No, scusate, questa è stupida, mi rendo conto. Sono andata a vedere che cosa sono, è l'acqua spremuta dai vegetali, quindi è l'acqua che si ottiene spremendo i vegetali, oppure questa meraviglia, il latte micellare all'acqua di torba, che è bellissimo. E uno dice, io non so se vorrei l'acqua di torba, eh? Eh sì, infatti. Fino ad arrivare... a perdere anche la parola micellare, quindi ad avere il micellare, perché è l'idea che riossigeni la pelle, oppure all'acqua micellare senza sapone, perché prima o poi bisognava arrivare all'acqua e non sapone. Che finalmente, tra l'altro se c'è qualche pubblicitario, io lo consiglio, acqua e non sapone secondo me spacca, quindi ve lo dico, un consiglio gratis. Con questa carrellata un po' scema anche, mi rendo conto, volevo però farvi vedere come parlare di scienza e agganciandosi a temi così di interesse generale sia, secondo me, importante, visto che siamo in una sessione che si chiama La scienza nella vita quotidiana, è molto importante. Perché? Perché solo raccontando quello che c'è dietro alle cose si può sperare di aumentare lo spirito critico, si può sperare di far crescere la consapevolezza delle persone nei confronti di quello che ci succede intorno. E raccontare come vede il mondo un chimico può essere uno di questi modi che ti permettono di aumentare la consapevolezza e quindi di farti fregare di meno in ultima analisi. Vi lascio con un consiglio spassionato. Leggere il mio libro vi rende intelligenti, state attenti dagli asterischi, perché gli asterischi sulle confezioni nascondono sempre una realtà, sono scritti in genere, rimandano a delle diciture scritte in piccolo, in angoletti delle confezioni, che tendono un po' a ridimensionare, ma di poco, il messaggio che viene invece lanciato prima dell'asterisco, per cui se leggere il mio libro rende intelligenti, scriverlo sicuramente no. E quindi vi ringrazio e...